E come sempre vi ricordo, in caso di dubbio o perplessità, di contattarmi sul mio sito www.pierandreadellacamera.it. Sullo stesso sito potete trovare anche altre notizie e anche altri video interessanti. Ormai non ha più bisogno di presentazioni, Pierandrea della Camera, ben ritrovato. Ben ritrovato a te Carlotta e come sempre anche ai nostri spettatori. Oggi parliamo di infertilità maschile, cosa si intende? Ecco sì, praticamente è un argomento che si ferma un po' prima rispetto a quello che ha detto la collega precedentemente psicologa, perché l'infertilità è la fase praticamente prima del concepimento, quindi è l'incapacità di noi maschi di poter produrre diciamo degli spermatozoi che possono ovviamente determinare un concepimento. Però Carlotta, guardi, oggi si parla più che altro di infertilità di coppia e non più di infertilità maschile, perché prima in passato, forse un retaggio maschilista diciamo dell'epoca, si dava sempre la colpa praticamente alla donna, ecco, invece dell'infertilità. Invece purtroppo o per fortuna la colpa diciamo è al 50%, quindi diciamo che deve essere sempre valutata la coppia in caso di infertilità. A volte ci sono anche proprio delle forme idiopatiche? Sì, diciamo, questa è un'altra bella domanda, Carlotta, perché? Perché alle volte, diciamo, noi urologi, che fondamentalmente ci occupiamo poi della parte maschile, facciamo una serie di analisi per capire, diciamo, se c'è una causa all'infertilità maschile, cioè se c'è una causa medica all'infertilità maschile. Il ginecologo, invece, si occupa ovviamente della parte femminile. Però alle volte ci capita che sia il ginecologo sia noi come urologi non riusciamo a trovare una causa di questa infertilità di coppia, come si diceva precedentemente, e queste rientrano sotto il nome di infertilità idiopatica, cioè sono delle forme di infertilità in cui noi non riusciamo a trovare praticamente una causa e purtroppo, diciamo, secondo alcuni studi addirittura arriverebbero anche al 20%, 25% delle coppie infette. Quindi non è una percentuale diciamo scarsa praticamente. Invece tra le cause mediche, perché poi questo è quello che noi urologi facciamo, andiamo fondamentalmente a capire se c'è qualche causa che possiamo correggere per migliorare diciamo la qualità del seme dei nostri pazienti. Tra le cause abbiamo cause tiroidee, quindi diciamo sia dei distiroidismi, cioè dei problemi di tiroide, possono determinare delle alterazioni del seme, oppure addirittura delle cause ormonali, ad esempio la prolattina alta in noi maschi. La prolattina è un ormone classicamente femminile, cioè che viene prodotta dalle donne durante la fase di allattamento, però in noi maschi può aumentare in caso di adenomi dell'ipofisi, che sono dei tumori benigni della ghiandola ipofisi, una ghiandola che si trova nel cervello. Oppure ci possono essere anche delle carenze di testosterone. Quindi comunque andiamo a fare una serie di esami ormonali per capire se c'è una problematica ormonale. Poi ovviamente c'è la classica patologia di noi urologi, cioè la prostatite. La prostatite è un'altra causa che può andare a rovinare la qualità del seme o comunque anche tutte quante le infezioni diciamo urinarie. Ci sono anche cause che noi definiamo come cause traumatiche, cioè mi spiego meglio. Alle volte i nostri ragazzi possono avere dei traumi testicolari. Il trauma testicolare va praticamente a mettere in contatto il sistema immunitario con gli spermatozoi, mentre invece il nostro sistema immunitario diciamo non deve essere diciamo collegato, non deve entrare a contatto con gli spermatozoi, altrimenti noi maschi produciamo degli anticorpi antispermatozoi e quindi in questo caso sono dei maschi che producono degli spermatozoi ottimali, però vengono abbattuti, vengono distrutti dal nostro sistema immunitario. Le cause sono tantissime, quindi per questo diciamo compito dei neurologi è andare a capire quale di queste cause è affetto il nostro paziente. Ci sono anche cause addirittura, immagini un po', genetiche, cioè dei soggetti che noi praticamente li visitiamo, chiediamo esami ormonali, facciamo anche delle ecografie addominali, facciamo una serie di indagini, però fondamentalmente non riusciamo a trovare delle cause. Facciamo un cariotipo. Il cariotipo che cos'è? È l'analisi genetica dei nostri pazienti e facendo un cariotipo scopriamo che casomai hanno delle problematiche genetiche.
in questi soggetti sono quelli che poi più difficilmente noi potremo permettere la produzione di uno sperma adeguato per avere un concepimento. Insomma, benissimo, parte. Dopo ci dice anche se influisce, come influisce lo stile di vita. Certo. Grazie mille. Adesso... Quindi stiamo parlando di infertilità maschile, quanto influisce lo stile di vita, l'alimentazione, lo stress, si può cambiare qualcosa? A voglia. Giustamente prima stava dicendo il professor Grifoni, esercizio. Giustissimo, questa è una cosa che pochi sanno, però ci sono molti studi che dimostrano, così come... Immagini un po', Carlotta, chi fa esercizio fisico aerobico, cioè corsa, ha una percentuale 27 volte superiore rispetto ad altre persone che invece non fanno attività fisica di poter, cioè una fertilità 27 volte superiore rispetto a chi non fa attività fisica. Quindi il fatto di fare attività fisica incrementa in maniera importantissima la qualità dello sperma. Sia attività ovviamente fisica aerobica, sia attività fisica, come fa vedere l'immagine in questo momento, di forza praticamente, quindi chi va in palestra, però l'aerobica sarebbe migliore. All'esercizio fisico, e questa immagine è anche molto bella da un altro punto di vista, Carlotta, che ora le dirò, c'è il fatto di camminare almeno 30 minuti al giorno, e in questo momento, e mi ricollego anche alla collega psicologa che mi darà, penso, ragione, anche il fatto di essere in compagnia con la propria compagna e quindi di non essere stressati e quant'altro, incrementa la qualità dello sperma. Questo perché spesso lo facciamo anche noi medici. Noi medici alle volte abbiamo una visione troppo matematica e scientifica, del corpo umano, però anche la psicologia ha un ruolo molto importante. Se ne parlava prima della trasmissione con la collega psicologa, perché? Perché il fatto di essere stressati incrementa il cortisolo, e il cortisolo, o almeno l'eccesso di cortisolo, è uno dei fattori che può ridurre e peggiorare la qualità dello sperma. E poi, Carlotta, abbiamo un po' gli evergreen, fatto l'alimentazione. Peccato che non c'è la collega nutrizionista quest'oggi con noi, perché sennò altrimenti ci poteva dare una mano. La nostra Emma Balzimelli. Certo, il fatto di mangiare molta frutta e verdura, il fatto di seguire una dieta mediterranea, lo zinco ad esempio che ora sta scorrendo. Oltretutto la dieta mediterranea, io feci anche uno studio tempo fa di come la dieta mediterranea incrementa praticamente l'erezione in noi maschi, e mi ricollego ancora una volta alla collega psicologa, perché in questo mio studio dimostrai così come la dieta mediterranea riduceva anche il rischio di depressione, cioè di insorgenza di depressione. Ovviamente il fumo di sigaretta, quindi chi fuma dovrebbe smettere di fumare, e voglio dire anche il fatto di mangiare troppa carne, quindi ancora una volta fa male, però che un normale, un giusto apporto di nutrienti e quindi anche di carne fa bene, cioè ancora una volta dieta mediterranea. La cannabis, perché purtroppo molti dei nostri adolescenti è dedito all'utilizzo della cannabis, purtroppo gli adolescenti ancora una volta, quando siamo giovani, così come ha detto la collega dermatologa, spesso non facciamo caso a molti danni che poi possiamo avere con il passare dell'età. La cannabis danneggia lo sperma, e addirittura questa è una cosa molto interessante, la sauna. Perché allora, Carlotta, se lei fa una sauna quando va in vacanza a sciare in Trentino non succede nulla, però in alcune popolazioni, ad esempio, neanche a fare apposta, trentini, austriaci, che invece per loro la sauna è proprio un leitmotiv, prof, cioè loro proprio la sauna, se non vanno in sauna almeno una volta a settimana da soli o anche in compagnia, questo non lo so, ma comunque la sauna, quindi il fatto di esporsi a temperature alte danneggia gli spermatozoi. Questo perché causa infertilità. Sì, causa fertilità. Questo, piccola nozione. I testicoli si trovano all'esterno del nostro corpo proprio perché lo sperma deve maturare, può maturare
ad una temperatura che è più bassa di quella del nostro corpo. Se noi ovviamente li portiamo in sauna, ovviamente i testicoli soffrono, insomma. Quindi diciamo che l'eccesso diciamo storpia, cioè il fatto di esagerare sempre in qualsiasi cosa non fa bene. E ovviamente sul fast food mi ha bloccato. Fast food, deleterio. Deleterio, questo perché? Perché oggi ancora una volta McDonald's, insomma, tendiamo ad andare sempre di più ai fast food e a mangiare cibi con un alto tasso di grassi saturi, bere sostanze come la Coca-Cola che hanno un alto indice glicemico, l'alto indice glicemico ancora una volta danneggia gli spermatozoi e ovviamente l'alcol. Mangiare quello senza zucchero, c'è anche quella senza zucchero, bravissimo. Però poi lì c'è un altro discorso da un punto di vista infatti, nutrizione. Dopo ci spiega anche cosa ha lì con lei. Assolutamente bene. Sì. Adesso quindi come si diagnostica l'infertilità maschile? Allora, in genere noi abbiamo degli esami per diagnosticare l'infertilità maschile, però spesso vita di tutti i giorni sono dei pazienti che vengono da noi già con uno spermiogramma. Questo perché? Perché generalmente sono dei pazienti che fanno un'ecografia addominale per altri motivi. In questa ecografia, casomai, il collega radiologo individua un varicocele. A questo punto il medico di base fa uno spermiogramma, perché il varicocele, che è questa stasi del sangue venoso a livello del testicolo, può danneggiare praticamente il testicolo, quindi il medico di base fa uno spermiogramma e quindi arriva il paziente già da noi in parte studiato. Quindi generalmente ecografia testicolare e anche ecografia addominale e soprattutto lo spermiogramma. Lo spermiogramma è l'analisi praticamente del seme maschile. Però la cosa importante che dobbiamo fare noi urologi è anche quello di eseguire una palpazione prostatica per vedere eventualmente la presenza di una prostatite, fare degli esami anche ormonali per quello che si è detto precedentemente, e ci sono anche delle domande molto importanti che dobbiamo fare noi urologi, ad esempio se il nostro paziente ha difficoltà a sentire gli odori, perché immagini che esistono alcune patologie come la sindrome di Kallmann che danno delle alterazioni, ti danno una anosmia, cioè una difficoltà nel sentire gli odori, che non è Covid proprio, ma è quello è più del gusto. Era il primo Covid, forse stavo primo. Un po' più, il primo Covid, il primo Covid non si scorda mai, come si dice, come si diceva una volta. Quella è il primo amore. Ma insomma, comunque, vuol dire, quindi la sindrome di Kallmann può determinare quindi dei problemi, diciamo, di osmia, quindi della possibilità di poter odorare. E ci sono pure, ad esempio, anche l'ecografia ci mette in evidenza l'assenza dei tubuli che portano alle volte lo sperma dal testicolo verso la prostata e poi dalla prostata all'esterno. E quando c'è questa assenza di questi tubuli, diciamo che spesso e volentieri ci sono delle patologie genetiche di base. Quindi a quel punto noi chiediamo il cariotipo, che è un'analisi genetica del nostro paziente, vediamo se ci sono delle delezioni del cromosoma Y oppure addirittura delle forme di fibrosi cistica. Perché la fibrosi cistica, e qui me lo insegnerà il prof. Grifoni, è una patologia tendenzialmente polmonare, però alcune forme lievi potrebbero non dare dei sintomi polmonari, ma dare praticamente un'infertilità. Del muco. Quindi della viscosità, che è già un problema, no? A livello, e quindi danno anche delle problematiche invece nel nostro campo a livello diciamo della fertilità. Però vedevo che in sovrimpressione, se non sbaglio, c'hanno delle immagini, sì. Stavano andando. E quello, vedi? Che tutti gli spermatozoi girano. Ecco, perché che questo io lo ricollegherei, prof, a quello che è lo spermiogramma, perché lo spermiogramma è l'analisi, diciamo, del seme, e queste sono delle immagini proprio di spermatozoi. Vedete, c'è quello spermatozoo attivi, cioè, o almeno c'è qualcuno che è molto attivo, vede, prof, che come si che muove. Che viaggia. Che viaggia anche in maniera molto veloce. Quelli sono gli spermatozoi che sono molto mobili. Mentre invece altri spermatozoi, insomma, sono un po', come fermi. Dire, fermi all'autogrill, sono lì fermi, diciamo. Ecco, quegli spermatozoi in realtà sono degli spermatozoi che non sono utili per la fecondazione. Diciamo, nello spermiogramma, noi lo dobbiamo sempre valutare in toto, cioè non lo dobbiamo valutare come ad esempio la glicemia.
cioè se uno ha una glicemia oltre un certo valore è diabetico, se invece ha dei valori di glicemia al di sotto, diciamo, non è diabetico, ma deve essere valutato dall'urologo, diciamo, in toto. Quindi noi valutiamo sia la concentrazione degli spermatozoi, sia la motilità degli spermatozoi, ma anche se questi spermatozoi sono ben formati. Questi sono tutti morti. Sono tutti, è una moria di spermatozoi. Due girano con la codina. Gli altri sono tutti morti. No, c'è una moria di spermatozoi incredibile. No, prof, ma il concetto è questo: è che molti ragazzi, quando prendono lo spermiogramma, vedono casomai che le forme, diciamo, attive, cioè le forme di spermatozoi ben formati, sono solo del 4%. Chiaro. Allora vengono impauriti da noi: oddio, dottore, guardi, ho, diciamo, delle forme, soltanto il 4% dei miei spermatozoi sono normali. In realtà noi diciamo: no, guarda, è normale che sia così, perché in realtà soltanto il, diciamo, dal 4% di forme normali già è un valore di spermatozoi che a noi ci basta per avere una fecondazione. Però scusi, cosa ha lì con lei? No, no, la testa è la testa, noi valutiamo sia la testa che la coda di spermatozoi. Questo che diceva la Carlotta, invece, allora, queste immagini che io vi ho portato in realtà non sono delle immagini, diciamo, di una tecnologia avanzatissima, ma sono semplicemente le immagini di questo strumento che vi ho portato. Perché questo strumento che vi ho portato, ora ve lo spiego, è un modo, è anche forse uno stimolo per i ragazzi che sono a casa per valutare la propria fertilità. Perché i nostri ragazzi... Senza diventare ciechi. Senza come diventare... dicevano... No, allora, non è questa, questa è una vecchia, un vecchio retaggio culturale, quindi non... No, però che cosa possono fare i nostri ragazzi da casa? Possono ordinare, diciamo, questi kit, se ne trovano tantissimo, senza dire il nome, ma anche sui motori di ricerca di e-commerce, anzi, più famoso praticamente al mondo, ecco. Si possono ordinare questi kit. In come cui... si usa? Come si usa? Allora, il nostro ragazzo deve raccogliere il seme all'interno... È inutile che fa questi versi, lei fa delle domande. Ora, lui dice dei ragazzi giovani, io pensavo uno sposato... Pigli il kit, si misura. Attenzione, anche il ragazzo giovane. Il ragazzo giovane, perché noi dobbiamo trovare il ragazzo giovane che ha problematiche di fertilità. Prevenzione. Per anticipare. Bravo, per prevenzione. Quindi che deve fare? Allora, deve rimanere in astinenza, quindi senza avere rapporti o senza masturbarsi, sarebbe meglio 2, meglio 3 giorni di astinenza. Poi successivamente si raccoglie il seme qui all'interno, si chiude questo coperchio, deve rimanere il seme, diciamo, deve rimanere in cottura, possiamo dire, per un quarto d'ora, deve rimanere all'interno di questo barattolino per un quarto d'ora, poi si girerà, cioè si mescolerà con questo specie di mescolino che c'è all'interno, poi il seme va messo, diciamo, su questo vetrino. Un tampone. Questo, è una specie di tampone, una specie di, bravissima Carlotta, una specie di tampone per la fertilità. Poi successivamente va inserito all'interno Di questo strumento. Di questo strumento, e la cosa ancora più bella è che si appoggia il cellulare su questo strumento e il cellulare, tramite un'app, tramite un'applicazione, riesce a fare una valutazione della fertilità e riesce non solo a darci una valutazione della fertilità, quindi sia della motilità degli spermatozoi sia della concentrazione, ma anche ci permette di avere delle immagini, con quelle che abbiamo visto precedentemente, di spermatozoi che si muovono. Aspetti Carlotta, l'ultimo concetto, sì, e poi mi taccio velocissimamente per sempre, veloce. Che è un esame che non è precisissimo come uno spermiogramma eseguito in ospedale, però ci dà delle informazioni utili per screenare quelli che hanno delle problematiche, diciamo, di fertilità. Scusate, ma vi veniva, benissimo, grazie mille e appuntamento alla prossima volta. Quando dice alla mamma: scusa mamma, ora aspetta un attimo perché vado a misurarmi la mia fertilità. La mia fertilità. E quindi va in bagno, quindi c'è tutto. Benissimo, ma adesso la ringraziamo per essere stato con noi anche oggi. A presto. Andiamo avanti, tornando a parlare di... E come sempre vi ricordo, in caso di dubbi o perplessità, di contattarmi sul mio sito www.pierandreadellacamera.it. Sullo stesso sito potete trovare anche altre notizie e anche altri video interessanti.